E benvenuti in un nuovo episodio di Minecraft Sky Factory 1. Rispetto allo scorso episodio ho minato un altro po' di cobblestone, ho fatto un po' di dust e qui ho ampliato un pochino il cobblestone generator e l'ho fatto arrivare fino a 32. Non l'ho ancora riempito con la lava perché la produzione di lava è piuttosto lenta e direi di fare più crucible, per questo già ho della dust pronta. Mentre il buon miel lo sto ottenendo si fa la dust, quindi non è un problema. Inoltre il pack si è anche aggiornato alla 1.0.2 e ci sono alcuni cambiamenti per quanto riguarda le mob farm, che prima avevano un problema con degli slime che si teletrasportano, che io non so perché devo ancora farla, e altre piccole migliorie come per esempio le berry, che adesso possono essere messe all'interno dei barrel per fare la dirt, mentre prima non potevano essere usate. Infatti qui ho del bone meal e direi di fare altri 3 crucible. Questi dovrebbero essere 3. Ok, facciamo 4. In realtà ne volevo in totale 4, però dato che ne avevo già uno ne serve uno 3, ma vanno bene anche 5 in totale. Sì, e poi vorrei guardare se ci sono degli item pipe per non mettere troppi hopper. Magari che non costino così tanto ferro. Non so se ce ne dà 16. Questi si possono fare. La wrench si fa con la flint, che è ottimo. Quanto ferro ho? 7. Li posso fare adesso. 1, 2 e voilà. Allora direi di allargare un pochino questa zona. Perché detesto lavorare in spazi ristretti con il vuoto sotto. Perché cadere è davvero molto semplice. Quindi direi che la cesta la facciamo qui. E qui ci mettiamo i pipe sopra. Ci mettiamo stray e ci metto dentro la cobblestone. Perfetto. Probabilmente cambierò questo spazio, ma per ora in termini temporanei va benissimo anche così. Anche perché mi manca poca lava per finire il tutto. Ed è 1, 2, 3, 4. Il motivo per cui l'ho fatto di 32 è perché non credo che l'Ivy Miner vada oltre, come si può notare da quando miniamo gli alberi, che quelli di quelli di spruce rimane nei pezzi di legno sopra, che non è proprio al massimo. Quindi 32 mi sembra ragionevole. Sì, nomina tutto, perfetto. Non è ancora 32, ma dovrebbe arrivarci. Inoltre, dato che c'è così tanta gravel, ho ampliato un po' di un'altra riga e i sieve. Adesso è un 5x4, mentre prima era un 5x3. E dai sieve ho ottenuto questo iron, che mi piacerebbe duplicare. Mi piacerebbe duplicarlo senza ogni volta metterlo qui dentro. Quindi direi di dare un'occhiata ai vari metodi che, se non sbaglio, abbiamo già visto, e oltre al Washing Factory, che mi sembra un pochino troppo avanti. Questo credo sia il migliore per fare la smeltery
ho bisogno prima del grout, per fare il grout ho bisogno di gravel che ho appena fatto, sand che ho appena fatto e clay che si fa in questo modo la dust più l'acqua nel barrel. Per poterlo fare in un modo più semplice direi di craftare un paio di questi fluid cable, perché sono comodi. E dovrò prima fare della clay a mano. Altra. Nel frattempo sto anche duplicando un po' di iron e copper. Sto duplicando anche un po' di oro, dato che servirà anche questo. E qui ho finito di fare i brick che mi servivano per fare le scale. Ora me ne servono solo 4, dato che ho sprecato uno di iron per fare una bench saw. In questo modo posso fare Buzz 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 buzz. buzz buzz. Che rumori strani. E con le nugget posso fare i fluid pipe. Come stavo dicendo, i fluid pipe. Ora, mi servi tu o può funzionare una qualsiasi wrench? Sembra che possa funzionare una qualsiasi wrench. Riesco ad aggiungere qua sotto. La risposta è no, si è rotto. Prima se lo piazzo e poi lo rompo, si rompe. Faccio da sotto, però dovrebbe collegare qua sotto, giusto? Giusto. E ora rompo questo. Quindi dovrebbe stare creandosi dell'acqua. E dovrebbe entrare dentro questo barrel, ma non entra. Ok, così entra. Quindi adesso se metto la dust qui dentro, si inceppa. Perché qui dentro ci sono i fluid cable. Ok, ho bisogno di una cesta. Ah, non li ha mangiati. Non sono scomparsi, li aveva presi l'hopper. Ok, questa è la farm di clay. Perfetto, quindi adesso possiamo fare in grout, quindi fa non farne così tanto, e posso smeltarne un po'. E adesso che abbiamo uno stack di sealed brick, in teoria possiamo iniziare a fare lo smelter di base. Quindi questo. Poi serve questo, che non manca il vetro. Mi danno un'occhiata alle fornaci. Ho notato questa Horse Furnace, che sono molto curioso di provare. Magari non cambia nulla, però in caso cambi qualcosa, tipo è più veloce, non mi dispiacerebbe affatto. Vorrei farlo con l'iron. Ok. Funzioni come una qualsiasi altra fornace, immagino. Metto prima un secchiello di lava e ti metto della sabbia, tu cuoci. Sembra molto più veloce. Ottimo, utilizzeremo questa. Ora che abbiamo il glass, posso fare questa. E poi immagino
che serva questo. Questo. Questo e questo. Adesso, se non sbaglio, serve il copper e il serial heater che ho già da qualche parte. Sì. Direi di farla qui. Ok, quindi sarà una cosa del tipo qui ci sarà l'heater, qui ci sarà il melter, qui ci sarà il faucet, il basing e basta così. Posso utilizzare la lava? Forse. Sì. Brucia anche il secchiello? Sì. Mannaggia. Ok, abbiamo perso 3 di aiuto. Ok, quindi adesso si toglie te. Ti metto qui. Ah no, è qua, perfetto. Lo ha droppato. Questa dovrebbe essere la tomente di normale. Sì. E come stavo dicendo, la consiglierei. Anche se in realtà mi sembra già un pochino stretto, quindi forse è meglio cambiare posto. Direi che qui dietro va bene. Vorrei fare un 3x3x3, quindi il controller andrà qui, il drain andrà qui e la tank andrà. No, il drain andrà qui e la tank andrà qui, che è vicino a questi crucible. Per una produzione di lava ottimale. Ed ecco qua. Un 3x3. Per uno. Smelteri. Ora, la tank l'ho messa qui perché è davvero molto più vicina qua e direi di fare dei fluid pipe. Anche se per i fluid pipe manca ancora del ferro, quindi per adesso riempiamo. E posso già smeltare e come prima cosa direi di fare il gold per fare un cast di un lingotto. Perfetto. Ora l'output si può fare in tanti modi, tra cui ho per le chest, ma direi che per adesso farei così. E questo dovrebbe funzionare. Ora devo mettere uno qua sopra e di metterci anche una leva. Questo dovrebbe far sì che questo sia sempre attivo. Ottimo, ci metto dentro tutti i miei chunk. Perfetto. Questi sono tutti lingotti duplicati. E così facendo ho duplicato anche la produzione dei lingotti perché è lenta. E stiamo iniziando ad accumulare un bel po' di risorse. E queste risorse voglio utilizzarle per una mob farm. Ma credo che questo aspetterà il prossimo episodio. Al prossimo episodio.